benvenuto a Palermo. Senti, la prima domanda che ti faccio è questo: se non sbaglio, nella tua carriera c'è stata una sola grande stagione nella quale hai potuto veramente avere tantissimo spazio, che è stato con Südtirol. Per il resto ti sei a poco ricavato un buon minutaggio, ma forse non sei mai stato, se non un leader, un titolare fisso nelle altre squadre dove hai militato, anche perché spesso arrivavi in prestito e comunque sì, erano squadre di Serie B, magari con un certo tipo di ambizioni. Ecco, Palermo è per te il gradino in più da scalare, l'occasione, visto anche il contratto triennale, di diventare un giocatore importante in una piazza importante? Sì, Palermo comunque è una piazza grandissima, è un'opportunità. Infatti, quando c'è stata l'offerta, è stata subito presa in considerazione. E sì, sono qua intanto per dare una mano alla squadra e portarlo dove merita. Senti, e poi concludo e lascio spazio agli altri. Puoi spiegare bene, tu sei rimasto, il tuo acquisto è stato definito praticamente già una ventina di giorni fa, poi sei arrivato a Palermo con un leggero ritardo, dovendo credo sottoporti ad una serie di controlli fisici. Vuoi spiegare con la tua stessa voce esattamente la situazione? Sì, come hai detto, erano questioni di protocollo, ho dovuto fare delle visite prima che si ufficializzi la cosa. Ciao Jeremy, Ciao, benvenuto. grazie. Senti, volevo chiederti, tu hai fatto tanto la Serie C, ma hai fatto anche la Serie B. Volevo chiederti che tipo di attitudini ti aspetti o dovrebbe avere il Palermo se è vero che deve lottare per i primi posti della classifica. Sì, intanto ci vuole tanta umiltà perché per fare campionati di Serie C bisogna avere tanta umiltà e avere tanta fame, perché si sa, è un campionato difficile, anche come blasone Palermo, sì, è grande squadra, quindi le altre squadre verranno qua, cercheranno sempre di fare la prestazione della vita e tu, giocatore del Palermo, devi essere pronto anche a fare la guerra. Quindi penso sì che ci vuole tanta umiltà e tanta fame. Senti, poi volevo proseguire chiedendoti se tu hai effettuato una regolare preparazione pre-campionato oppure no, e quindi quali sono le tue condizioni atletiche, visto che il Palermo il suo campionato l'ha già iniziato, e se tu saresti già disponibile per poter giocare 90 minuti. Io mi metto a disposizione del mister, poi è lui che vede, valuta, secondo lui chi sta meglio. Io comunque non sono partito a Potenza per vari motivi di tesseramento e anche perché avevo bisogno di, scusa, Teramo, perché avevo bisogno di, sì, una maggiore preparazione e quindi vedremo in settimana. Buongiorno. Sì, buongiorno Jeremy, benvenuto. Volevo chiederti innanzitutto se hai visto ovviamente la partita di domenica col Teramo, come hai visto la squadra, se anche tu come Boscaglia pensi che la prestazione comunque sia stata positiva e si possa fare ancora meglio nonostante la sconfitta, e che cosa puoi dare tu in più a questa squadra sul campo? Sì, la partita l'ho vista e sì, si può fare sempre meglio, anche quando si fa bene si può fare sempre meglio. È stata una partita un po' difficile, un po', come posso dire, sì, con delle difficoltà si affrontava una squadra che fisicamente stava meglio, aveva il ritmo partita rispetto a noi, però penso che sia la prima partita e non dobbiamo allarmarci. Tu cosa pensi di poter dare a questo gruppo in termini tecnici? Cioè, sul campo cosa pensi dove pensi di poterti inserire più che altro? Penso di dare una mano con le mie caratteristiche, sono un centrocampista comunque di buona gamba, di buona qualità, quindi penso che posso dare un buon apporto alla squadra. Poi il mister deciderà lui chi fare giocare la domenica. Sì, ciao, Ciao. io volevo chiederti due cose velocissime. La prima è, tu dicevi sono un centrocampista di buona gamba, che è anche qualità, però vorrei che tu entrassi più nel dettaglio. Ti
il tipo di giocatore che sei, magari anche aiutandoti, facendo un paragone, cioè con un giocatore magari più conosciuto alle grandi piazze, giusto per far capire meglio ai tifosi quali sono le tue caratteristiche e a livello tecnico e non solo, quindi a chi ti ispiri nel tuo ruolo, ecco, una roba così, giusto per avere le idee ancora più chiare sul tipo di giocatore che i tifosi si devono aspettare. Io ho tanti modelli di giocatori, a me piaceva molto quando giocava Clarence Seedorf e adesso guardo tanto Pogba, più il Pogba che giocava alla Juve quando faceva la mezzala, che si buttava, mandava in porta gli attaccanti con i passaggi decisivi. Sì, penso che la mia caratteristica migliore sia la progressione con le palle al piede. Quando magari nelle ripartenze palla al piede mi piace molto e penso che quella sia una delle mie migliori qualità. Un'ultima cosa, se dovessi dire in termini percentuali, le tue condizioni di forma, a che punto sei? Considerato insomma il fatto che ultimamente non ti sei allenato, che le ultime partite immagino anche tu le hai fatte ormai qualche settimana fa. Sì, a percentuale non saprei dirti, ovvio non sono al 100%, però comunque mi sento bene. Ciao Jeremy, benvenuto. Volevo chiederti, il mister gioca con un centrocampo a due, tu credi di avere proprio le caratteristiche adatte per giocare a due o ti troveresti meglio con un centrocampo o magari a tre? Grazie. Dico, preferenza... Io ho sempre giocato comunque in centrocampo a tre, però anche l'anno scorso ho avuto delle partite in cui abbiamo giocato a due, mi sono trovato bene. Anche una delle mie migliori partite l'anno scorso l'ho fatto quando ho giocato a due, quindi non ho problemi su questo punto. Ciao Jeremy, benvenuto, bentrovato. Grazie. Ti faccio due domande. La prima, integro quella d'inizio conferenza del collega Vannini, ti chiedo se Palermo può essere l'occasione della tua carriera e poi quale possono essere, seconda e ultima domanda, quali possono essere le difficoltà in un campionato come quello di Serie C, soprattutto nel girone meridionale che è molto molto competitivo e ci sono grandissime squadre. Grazie mille. Sì. Palermo sì, è un'occasione penso per tutti, quando Palermo chiama sono quelle piazze come Bari che non c'è bisogno anche tanto di pensarci, quindi sì, penso che sia una grande occasione sia per me che sia per tutta la città e per la squadra. E seconda domanda, scusami? La seconda domanda, ti chiedevo se quali possono essere le difficoltà che tu temi di più in un campionato come quello della Serie C, molto competitivo già come abbiamo visto da domenica scorsa a Teramo. Sì, difficoltà che come ho detto prima, qua tante squadre verranno a fare la partita della vita e poi si sa nel girone meridionale ci sono tante squadre forti, blasonate che lotteranno per salire, per il primo posto. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo calarci con umiltà e avere tanta fame. Volevo chiederti due cose. La prima è, se non sbaglio, tu nell'anno con il Padova sei venuto qui a giocare contro il Palermo. Non mi ricordo effettivamente se sei qui dal primo minuto o diciamo sei entrato poi successivamente. Quindi ti volevo chiedere intanto una tua impressione anche da avversario su quello che era l'ambiente Palermo, lo stadio, l'impressione che hai avuto su Palermo. E poi ti volevo chiedere quali sono state le tue prime impressioni con Boscaglia, i tuoi primi allenamenti diciamo che hai avuto col mister e se ti ha chiesto già qualche cosa nello specifico. Sì, mi ricordo, per me era la prima volta, era sì, 2 anni fa col Padova. E mi ha fatto una bella impressione, un grande effetto vedere tante persone così allo stadio, una bolgia. Sì, è stato bello anche se ero d'avversario, è stata una bella emozione. Poi col mister ancora non ho avuto modo di parlare nello specifico, vedremo magari nei giorni.